i titoli di questa edizione del telegiornale. Tensioni nelle carceri delle Marche, interviene il garante regionale. La memoria della Shoah trova unanimità in consiglio regionale. L'Enoteca Compagnucci ospita la presentazione del libro Barista Sapiens di Dario Ciarlantini. Per lo sport, infine, magro bottino del turno infrasettimanale per il calcio marchigiano di Serie C. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Canale 16. Lo avete sentito dai titoli, ancora tensioni nelle carceri marchigiane. La polizia penitenziaria è preoccupata. L'Unione Autonoma della Polizia Penitenziaria, la sigla SAPPE, ha denunciato l'alta tensione nelle carceri delle Marche, che attualmente ospitano oltre 800 detenuti, e l'aumento del numero di eventi critici dietro le sbarre. L'ultimo incidente in ordine di tempo si è verificato nella prigione di Ascoli Piceno, dove un detenuto gambiano con gravi problemi psichiatrici e precedenti penali per resistenza e aggressione a pubblici ufficiali ha attaccato gli agenti di polizia con armi rudimentali, causando danni e feriti. 4 sono gli agenti che sono stati portati in ospedale con varie lesioni, uno con una frattura ad un dito. Il segretario SAPPE per la Regione Marche, Nicandro Silvestri, ha chiesto una migliore protezione e strumenti di intervento per il personale carcerario e la riapertura degli ospedali giudiziari psichiatrici OPG chiusi negli ultimi anni. Secondo Donato Capece, segretario generale del sindacato, la chiusura degli OPG ha causato un afflusso di detenuti con gravi problemi psichiatrici che il personale carcerario non è addestrato a gestire. Sulla questione è intervenuto anche il garante regionale delle Marche, Giancarlo Giulianelli, che ha evidenziato un'ulteriore punta di sovraffollamento in alcune strutture come Montacuto, Villa Fastigi e il carcere di Fermo. Al 28 febbraio c'erano 851 detenuti presenti nei 6 istituti penitenziari delle Marche, che superavano la capienza regolamentare che ne prevede 835. Il garante ha anche continuato i colloqui con i detenuti, sia in presenza sia in via telematica, e ha discusso con loro questioni sanitarie, relazioni familiari e attività trattamentali. Una notizia di cronaca: la polizia postale di Macerata ha denunciato una ragazza di 28 anni per truffa e sequestrato il suo conto corrente bancario perché beneficiario di un'ingente somma, sottratta però a una società sportiva del Nord Italia attraverso la truffa chiamata Smashing Washing. La truffa è stata scoperta grazie alla segnalazione del direttore di un ufficio postale. La polizia ha quindi prontamente identificato il presunto autore del fatto e ha sequestrato il suo conto corrente postale, denunciando la titolare per il reato di truffa. Ancora a cronaca, con la proficua attività investigativa dei carabinieri del comando provinciale di Fermo, un arresto per evasione. I carabinieri di Montegranaro hanno arrestato un pregiudicato che si trovava in regime di arresti domiciliari per scontare la pena residua di 5 mesi per minacce aggravate commesse nel 2014. I carabinieri di Sant'Elpidio a Mare hanno invece denunciato un giovane napoletano per evasione, poiché non si trovava al suo domicilio durante un controllo e si era allontanato senza previa autorizzazione. Le ricerche per localizzarlo sono attualmente in corso. In consiglio regionale, dove la memoria della Shoah mette tutti d'accordo, vediamo il servizio con le interviste ai consiglieri regionali. Azioni per mantenere viva la memoria storica dei fatti che determinarono la tragedia della Shoah è quanto prevede la risoluzione approvata all'unanimità dal consiglio regionale. La giunta viene così impegnata a creare e supportare iniziative a sostegno della consapevolezza storica e dalla coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, a contrastare i fenomeni di negazionismo, revisionismo e antisemitismo. Nell'atto si chiede di proseguire anche nell'applicazione di ulteriori pietre d'inciampo. Monica Acciarri, consigliera di maggioranza, sottolinea l'importanza della memoria per le nuove generazioni. Sì, tanti gli impegni previsti in questo provvedimento, proprio perché noi dobbiamo indurre i nostri studenti a fare
della memoria un punto fondamentale della loro cultura e della loro educazione. Oggi abbiamo scritto una bella pagina istituzionale perché abbiamo messo insieme due impegni, uno quello culturale rispetto ai viaggi della memoria nel ricordo della Shoah e l'altro quello di continuare il percorso delle pietre d'inciampo nella regione Marche. La nostra azione e il nostro impegno, anche quello che metterà la Giunta, il Consiglio regionale, va a coadivare anche un impegno nazionale che all'unanimità quest'anno ha stanziato 2 milioni di euro per i prossimi 3 anni proprio sulle azioni per la memoria. Soddisfatta anche la minoranza in consiglio che vede approvata una loro iniziativa. C'è grande soddisfazione da parte nostra perché la nostra mozione poi trasformata in risoluzione è stata votata all'unanimità recuperando un ritardo che si era determinato anche per scelte anche forse incomprensibili sul progetto delle pietre d'inciampo. Oggi lo votiamo, quindi significa che si trovino subito le risorse e si possa procedere velocemente per coltivare la memoria, inciampare tutti insieme per non dimenticare. Restiamo nella Regione Marche, dove la Giunta ha approvato la proposta dell'assessore al lavoro Stefano Aguzzi di incrementare le risorse previste dai programmi POC, programmi operativi complementari Marche 2014-2020, per sostenere la creazione di nuove imprese e favorire l'occupazione. Verranno quindi integrati con 7 milioni di euro le risorse già previste, portando il totale a 14 milioni di euro disponibili. La decisione è stata presa a seguito del grande numero di domande di finanziamento già ricevute, ben 813, alla scadenza della prima finestra di presentazione delle domande. Aguzzi ha dichiarato che queste risorse aggiuntive contribuiranno a promuovere la nascita di nuove imprese e creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i più giovani. Un premio per le migliori start-up. Estra lancia la sfida. E-Cube Start Idea e Challenge è una competizione promossa da Estra S.p.A. in collaborazione con Nana Bianca e Startup Italia per individuare e lanciare i migliori progetti in ambito digitale ed energetico. Le startup selezionate riceveranno risorse e consulenza attraverso un programma di formazione, accelerazione e valorizzazione. Le startup verranno selezionate in base ad un'azione di scouting. Il supporto economico a beneficio dei progetti selezionati sarà pari a 10.000 euro ciascuno. Ogni startup avrà a disposizione lezioni one-to-one, investimenti nel capitale, advisory e mentoring, comunicazione e networking. La competizione rappresenta un'opportunità per Estra di incontrare nuove idee e strategie per essere competitivi e per le startup di ricevere il supporto di una realtà strutturata come quella di Estra. Sempre più turisti a Sarnano, entusiasta è il sindaco. Il comune di Sarnano ha partecipato alla 31esima edizione di Tipicità Festival per valorizzare il territorio marchigiano e le sue eccellenze. Il sindaco di Sarnano, Luca Piergentini, ha illustrato nella Kermesse Fermana le peculiarità di Sarnano, dalle terme alle via delle cascate perdute, ai percorsi naturalistici, all'itinerario bike, con particolare attenzione alle specialità enogastronomiche. Il sindaco ha commentato che Sarnano sta vivendo una fase di rinascita dopo il sisma che nel 2022 ha registrato un aumento del 60% delle presenze rispetto all'anno precedente ed un aumento del 40% degli arrivi, con il raddoppio dei turisti stranieri. L'offerta turistica di Sarnano si estende a tutte le stagioni con gli impianti sciistici, i percorsi naturalistici, le terme ed il centro storico. Sarnano offre anche eventi di rilievo nazionale come il trofeo Scarfiotti, oltre ad appuntamenti estivi di rievocazioni storiche, manifestazioni culturali, musicali, artistiche e sportive. Il video ufficiale di Albe Musicali Civitanovesi sarà lanciato giovedì sui canali social. Il video musicale creato da Gianluca Crocetti e Valentino Alessandrini mostra la bellezza di Civitanova all'alba sulle note di Viva la Vida dei Coldplay. Durante la visione dell'anteprima, il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, ha espresso la sua soddisfazione per il video ed ha elogiato la bellezza di Civitanova.
Il video è meraviglioso, ha detto Ciarapica. Valentino Alessandrini, violinista e compositore, ha creato uno stile personale che combina il violino con sonorità moderne. Il sindaco ha quindi elogiato idee come questa che contribuiscono a rendere la città sempre più viva. Un libro sulla professione del barista, ma non solo. Per imparare a fare un caffè ed un cappuccino perfetti, potete leggere Barista Sapiens, il libro scritto da Antonio Malvasi con il tolentinate Dario Ciarlantini. Lo ha incontrato la nostra Chiara Del Pupo. Gustiamoci insieme l'intervista. Domenica 19 marzo alle ore 15 si svolgerà all'Enoteca Compagnucci del Politeama di Tolentino la presentazione del libro Barista Sapiens. Si tratta di una guida per imparare a fare un buon caffè espresso ed un cappuccino perfetto. Il volume è scritto da Antonio Malvasi, autore di diversi testi sulle discipline ristorative, dal tolentinate Dario Ciarlantini, consulente e formatore, con la collaborazione di Lauro Ferretti nel mondo del caffè da oltre 26 anni. Abbiamo incontrato in anteprima per voi Dario Ciarlantini per svelarci qualche curiosità. Il nostro obiettivo è stato proprio quello di creare un manuale per chi è neofita e si approccia all'attività del barista per la prima volta. Quindi prende e inizia a leggere dalla prima pagina. Poi ci sono dei capitoli che anche i professionisti possono prendere, sfogliare direttamente quel capitolo e ripassare alcuni argomenti. Tant'è che il libro ha una sua logica, quindi si inizia parlando del caffè, del barista, che cos'è il caffè, che cos'è il barista, poi si va piano piano più approfonditamente sulla materia del caffè, sulle diverse attrezzature. Insomma, i capitoli sono sequenziali, sia in termini di lavorazione, perché parlando prima della figura, poi delle attrezzature, poi dell'estrazione, della macinatura e poi dell'estrazione, andiamo con una certa logica. Noi abbiamo cercato di accompagnare il lettore in un viaggio. Un espresso perfetto come deve essere fatto dal bravo barista? È fondamentale la ricetta. La ricetta vuol dire utilizzo una determinata quantità di caffè macinato per ottenere una determinata quantità di espresso in tazza, di liquido in tazza. Questo qui poi gli altri parametri in accordo con la temperatura, in accordo con il tempo di estrazione, però iniziate fondamentalmente a tenere vincolata questa ricetta, quantità di caffè macinato e quantità di caffè in tazza, di espresso in tazza. Allora, innanzitutto pulisco, questo qui già l'avevo mantenuto pulito, se no avrei dovuto fare anche il purge per pulire il gruppo, i residui. Poi, come dicevamo, la cosa importante è la giusta quantità di caffè in, quindi per la ricetta, in questo caso noi andiamo a mettere 17 grammi di caffè, andiamo un po' di più, ecco qua. 17,3. Poi distribuisco, che anche sul libro c'è scritto questa azione di distribuire in modo omogeneo tutto il caffè, appoggio e vado a fare la pressatura. Nella mia tecnica io prima sistemo, lo metto flat, piatto, poi vado a pressare, lo compatto e poi faccio una seconda pressatura un po' più forte. Tolgo, vedete sopra che c'è un po' di qualche granello, lo vado a pulire semplicemente con la mano. Bene? Poi aggancio, premo il tasto, prendo le tazze, come vedete in questa macchina fa la tara, questa macchina mi pesa da sola, altrimenti avrei, ecco qui vedete i grammi che scorrono, altrimenti avrei dovuto utilizzare una bilancia per capire quanto liquido metto in tazza. Termineremo a 34 grammi, quindi 17 ne abbiamo utilizzati, 34 ne mettiamo in tazza, 32 stoppiamo, col gocciolamento arriva a 34, ok, 35 c'è, bene? E poi dopo lo andiamo a servire, lo posizioniamo con il manico a destra e questa è la posizione consigliata del cucchiaino. L'intervista integrale con tante altre curiosità verrà trasmessa da stasera alle ore 21 su Canale 16 e replicata nei prossimi giorni in diverse fasce orarie.
Rimaniamo nel settore cultura con il proseguimento ad Ascoli della rassegna musicale Klang. Klang, altri suoni, altri spazi. È il nome della rassegna musicale nata con l'obiettivo di valorizzare esperienze musicali di qualità sia nazionali che internazionali. La rassegna prosegue il 18 marzo ad Ascoli Piceno con il concerto dell'artista statunitense Nina Nastasia al Teatro Ventidio Basso. La Nastasia, dopo 12 anni di assenza dalle scene a causa di una relazione tragica con il suo partner sentimentale e artistico, si esibisce per presentare il nuovo lavoro Riderless Horse, prodotto da Steve Albini. La rassegna nasce come un contenitore aperto, pronto ad accogliere nuovi appuntamenti in cui si valorizza il connubio creativamente esplosivo tra la musica e i preziosi spazi del territorio. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del teatro e sul circuito di Viva Ticket. Giocando a biliardo si impara, originale iniziativa formativa a Civitanova. Studenti di un istituto di Civitanova Marche imparano matematica, fisica, geometria e scienze motorie giocando a biliardo presso la sede di Civitanova Biliardi. Il progetto nazionale Scuola e Biliardo propone una didattica originale che fa conoscere il gioco del biliardo attraverso l'apprendimento di nozioni teoriche con le relative esercitazioni pratiche. Così, sindaco, vice sindaco e assessore allo sport di Civitanova Marche hanno incontrato e giocato con gli studenti, sottolineando l'efficacia del metodo e l'utilità di simili iniziative per stimolare l'aggregazione e lo sviluppo di competenze relazionali e logiche. Concerto di beneficenza a Corridonia organizzato dall'Unitalsi, la sottosezione di Fermo ha organizzato un concerto per sostenere l'attività dell'associazione con la partecipazione dell'orchestra Insieme per Rialti al Teatro Lanzi di Corridonia. Il concerto è stato molto apprezzato dal pubblico per la qualità dei brani svolti e l'atmosfera gioiosa. Presenti anche i sindaci di Loro Piceno, Mogliano e Petriolo. L'assessore di Corridonia Massimo Cesca ringrazia tutti gli artisti e gli amministratori locali per il loro contributo, nonché la presidente dell'Unitalsi sottosezione di Fermo, Fabiola Casturà, e tutti i volontari per il loro prezioso lavoro. Bene, era questa l'ultima notizia, ora c'è il meteo, poi lo sport, rimanete con noi. Previsioni per giovedì 16 marzo. Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature. Precipitazioni assenti con temperature minime in diminuzione e massime in lieve aumento. Venti di brezza tesa o moderati. Mare inizialmente molto mosso con moto ondoso in progressiva attenuazione nel tardo pomeriggio.